peso da fermo è esattamente come la mia. Benvenuti su Motocicletta Team, io sono Daniele, oggi beato tra le tenere, lì c'è un'altra. Allora, abbiamo visto fare con queste moto da piloti veri cose incredibili, assurde, ma un comune mortale cosa può fare con queste moto? Un comune mortale appassionato di fuoristrada, realmente queste moto, e oggi in particolare parliamo della World Ride, no? La nuovissima, e cosa può fare un comune mortale con queste moto? È veramente facile andare in fuoristrada? È comoda da usare in strada? È divertente per andare a prendere il caffè? Perché abbiamo visto nei video cose pazzesche, ok? Lì sono fenomenali, sono piloti allenati e quindi ok. Ma noi comuni mortali ci divertiamo con queste moto? In questo video faremo soltanto delle prove, non faremo un'analisi tecnica perché tanto online ci sono miriadi di video, schede tecniche, dati scientifici, quindi è strapieno. Oggi vedremo il vero utilizzo finale di chi si innamora di questo genere di moto e magari vuole provare a fare qualche avventura. Dietro di me c'è un campo arato. Chi di noi non esce di casa e ha il campo arato prima di arrivare al lavoro? La prima prova che faremo oggi sarà in un campo arato, da un comune mortale appassionato di moto, un po' più pratico magari del neofita, ma comunque non un pilota professionista di quelli che vediamo nelle gare. Allora, in questo caso sono un po' allenato nell'off-road, ma nel campo arato la terra è molto molle, da non pilota ma da appassionato di off-road cosa ho notato subito? Facilità di guida, anche quando prendi la roccia, perché chi non è mai entrato in un campo arato cosa succede quando passa il trattore? Tira fuori la zolla e spesso tira fuori anche la pietra che a volte non si vede, quindi vai a prendere la zolla, sei convinto che la zolla sia soffice, in realtà è dura, quindi ti scompone. Quando mi succede con questa moto, che è la prima volta che la provo in off-road, mi sento a casa, non rischio di fare uno spegnimento improvviso. La recupero perché questo baricentro mi abbassa, questo grosso serbatoio all'apparenza pesante è stato studiato per abbassare il baricentro, quindi arrivo subito col piede a terra e sento la moto leggera da raddrizzare. Per me a caldo la zona fuori comfort del pilota di tutti i giorni per me è promossa a pieni voti. Allora, Vanni è un felice possessore del T7 tradizionale, classico,
grande Vanni. E per la prima volta sale e vediamo il suo commento, cosa nota di diverso sulla versione World Ride. Vado. Vai, sali. Cioè, queste sono tutte sensazioni live. Cioè, prima volta. Allora, guarda, ti dico, secondo me, facendo un paragone con la mia, salendoci è la stessa, a livello proprio di sensazioni. L'altezza, in realtà l'altezza pure, anche se so che questa è più, credo sia più alta della mia, però quando mi siedo, cioè, tocco esattamente come tocco sulla mia. Cioè, non cambia. E guarda, guardandola da qua, cioè, vedi sto serbatoio... Cioè, sto doppio serbatoio bello grande. È grande, sì. È grande, sì. Quindi lì per lì sembra che stai guidando tipo un bisonte. Però in realtà... Il peso come lo senti? Da ferma. Allora, il peso da fermo è esattamente come la mia. Cioè, non noto differenze. Okay. Non noto proprio differenze. Ok. No, bella, bella. E guarda, le sensazioni sono le stesse, come se fosse la versione normale. L'unica cosa è a livello estetico che vedi sto serbatoio. Sì, è vero. Almeno da fermo. Poi non solo vedi questo serbatoio, poi Antonio, il proprietario della moto, ha montato roll bar e queste borse che da sopra danno una sensazione di enormità alla sì. moto. Sì, sì. Cioè, sì. Sembra veramente grande la moto. In realtà è... Esteticamente, senza queste borse, la vedresti ancora più snella. Sì. Ti darebbe sì, meno sì, la sensazione di bisonte. Sì, 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 però sto serbatoio, che comunque francamente a vederlo è bellissimo. Cioè, veramente spettacolare. Forse è più bello dal vivo che visto nei vari video, no? Sì, e varie pubblicità. Sì, 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 sì. Le manopole sono più, almeno di serie, penso che questa esca di serie così. Poi non so se il proprietario ha cambiato. No, no, tutto originale. Ok, le manopole sono un po' più... Diciamo, hanno un diametro minore rispetto a quelle mie, sono un po' più piccoline. È bello, bello, bello. Forse un grip sì, più pronunciato. Sì, 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 lo senti. Quindi ti sembra anche più sottile, perché sì. il diametro è sempre lo stesso del manubrio. Sì, sì, sì. Non sì, cambia sì, niente, sì. Le manopole sono quelle tradizionali. Okay. Però ti sembrano, no, un po' più sottile. Sì. Così, senza guanti, a tatto, sì, diciamo. Sì, 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 sì. No, bella, bella davvero. Poi sta sella che arriva... Allora, queste sono le opinioni reali di chi le moto le usa senza essere piloti, tester, no? Magari anche sponsorizzati dalla ditta stessa. Noi siamo normalissimi utenti che vanno in concessionaria, provano la moto e decidono di acquistarla. Quindi il commento è proprio quello reale che può fare una persona normale come noi. Come me, lui non è normale. In realtà lui non è normale quando va in moto, nel senso buono del termine, chiaramente. No, va bene, bella, va bene. Bella davvero. Salutiamo la tua, stupenda, che io ho già provato in off e su strada, vabbè, una moto eccezionale. E niente, altri commenti fra qualche chilometro. Fare una considerazione che mi piace, mi dimentico, cioè sembra di non avere, non c'è bisogno di mettere la prima,
chi è abituato ai bicilindrici off-road, diversamente dalle racing, si utilizza molto la prima marcia, perché è una marcia lunga che ci permette di fare questi strappi o magari dei tratti più tecnici. Con questa moto ha un cambio talmente morbido che sembra di guidare una racing. Dimentico di avere la prima, cioè in realtà rimango in seconda, terza, quarta. In prima non scalo mai. Riesco a fare queste piccole inversioni, questi strappetti in salita, ma anche la stessa discesa. Quando mi serve il freno motore, io la prima non la metto, continuo a usare la seconda. L'inversione lì che si scivola molto, infatti l'ho fatta con molta calma, quando sono risalito e c'è tutta erba bagnata, con un bicilindrico 1000, io faccio riferimento al mio, l'Africa Twin, ha una prima pastosa, abbastanza lunga, che ci permette di fare quel tecnico. Con questo è come avere una racing, come avere una 500, una 450. Non usi la prima, fai tutte queste manovre di seconda. È una cosa che mi piace molto. E sulla guida su strada, a volte rimani tra seconda, terza, ma addirittura quarta, quando in realtà con altri bicilindrici dovresti scalare, proprio per questi motoroni grossi che si imballano. Questo, nonostante sia un 700 bicilindrico, non si imballa mai. Quando si passeggia, no, che si fa il giro turistico, paesaggistico, mi dimentico di scalare. Magari decelero talmente tanto, ho lasciato la moto in quarta e rimane molto morbido quello on off. Questa cosa mi sta piacendo molto. Faccio un altro giro e vi racconto un po' le sospensioni che le ho capite. A tratti mi piacciono e ci sono altri tratti che personalmente non mi piacciono molto, però ne parlo fra un po'. Grazie Vanni che mi stai riprendendo. Da molto feeling, no? Porca miseria, è pericolosissimo, eh. È vero, è vero. E senti, il serbatoio grande, no? Che è la domanda che fanno un po' tutti e la perplessità. Non lo senti, anzi, cioè, qua ti avvolge, le gambe lo avvolgono bene, ti senti sicuro, non ti dà l'impressione di ingombro. Anzi, ti dà impressione di snellezza, nonostante poi le forme ci sono, però non lo senti, non te ne accorgi. È vero, è la sensazione che ho avuto anche io. Nonostante il serbatoio ciccione, è studiato veramente bene per dargli dinamica di guida, non c'è niente da fare. Ha un equilibrio evidentemente di distribuzione dei pesi eccezionale. E questo è un altro parere di un non pilota. No, perché è importante, perché tutti, no, fanno video da piloti, da super esperti, ma poi chi la compra questa moto? Io. L'utente normale, Marcolino la compra. No. Allora, si è messa a piovere, ci siamo fermati, sosta a un bar, un aperitivo, e facciamo le prime considerazioni. Anche Vanni ha fatto le sue considerazioni e lui ride, ma sono considerazioni che servono, perché si sentono sempre le considerazioni fatte dagli esperti, dai piloti, ma servono le considerazioni vere di chi e poi va a acquistare queste moto. Allora, abbiamo fatto un altro po' di chilometri, abbiamo fatto un po' di fuoristrada, un po' di strada. Allora, la moto mi dà una sensazione di agilità e facilità di guida imbarazzante, ma forse addirittura più della T7 normale. E questo serbatoio studiato dalla Cerbis con due piloti, uno Botturi, l'altro
Paul Tarres è stato studiato ad hoc non per avere più capienza, per fare più chilometri, ma per gestire meglio la moto, e per abbassare il baricentro, per gestire meglio la moto in curva, nella guida in piedi, in fuoristrada. Effettivamente anche l'utente normale, quando prova le due moto, hai questa sensazione che la World Ride, nonostante le dimensioni importanti di questo serbatoio, sia un po' più facile, un po' più leggera. Probabilmente pesa un pochettino in più, ma la sensazione è di avere una moto più leggera. Allora, detto questo, che secondo me è un pregio, le sospensioni, ho notato in fuoristrada avere un buon sostegno, considerando che la sospensione è ancora in rodaggio, che la moto non ha ancora 1000 chilometri. Quindi, come la moto si deve rodare, anche le sospensioni si devono rodare. Al momento, col setting originale, le gomme originali, e secondo me, non ho controllato, sono un po' troppo gonfie, forse gli hanno dato una pressione un po' troppo alta. Ma vabbè, questo, diciamo, moto appena ritirata da concessionaria, quindi ancora nessuno ci ha messo le mani effettivamente, tecnicamente. E in fuoristrada noto che le sospensioni hanno un buon sostegno. Io peso sui tratti veloci, dove pigli quella botta secca, no? Quell'ostacolo secco che può essere quella pietra, la moto non scalcia e mi sostiene, non sento quella botta secca sotto i denti. Mentre su asfalto, quando c'è quell'asfalto un po' rovinato, che c'è la buca, il tombino o quel pavé, al contrario, la sento un po' rigida. E forse me lo confermavi anche tu sulla tua. Sì. Che, sì. Però lui mi ha detto, vedi che dopo che la usi, cioè quindi fai il rodaggio, inizia un po' a diventare un po' più morbida su asfalto. Quindi probabilmente questo discorso vale adesso, a moto nuova, quando si roderà, probabilmente anche sull'asfalto, sullo sconnesso dell'asfalto, diventerà un po' più confortevole. Ma è una moto leggera, a sensazione di guida leggera, facile, agilissima, destra sinistra, cambi di direzioni divertentissimo. Il suo habitat è veramente cambio braccio. Se vuoi vado io. No, vabbè, non ti preoccupare. La sensazione, l'habitat di questa moto è veramente tra le curve e i fuoristrada. Fatto qualche single track, si vede dalla ripresa soggettiva. Nel single track da enduro, quello dove vai con la moto racing, dove vai con la mountain bike, la moto va che una meraviglia. E la gestione del motore sembra un motore racing, un motore che gira a frullino come una racing, ma che ti dà, quando serve, quella bella coppia del bicilindrico 700, quella bella accelerazione per farti quel derapone dove hai spazio. E nello stretto diventa facile anche il cambio, seconda, terza, terza, seconda. La prima non l'ho mai messa, cioè la prima la uso per spostarmi, la prima ve la dimenticate con questa moto. È vero. E secondo me è un pregio. Confermo. E cambio velocissimo. All'inizio, proprio appena presa la moto, mi sembrava un po' secco, un po' macchinoso, in realtà no. Ho preso la mano, è un cambio velocissimo, in fuoristrada, guida in piedi, sto registrando, no? Sì, sì. Non si sa mai. E se i miei video, lo sapete, sono proprio senza filtro. E, nella guida in piedi non usi la frizione, né quando avanzi con le marce, né quando scali. Cambio velocissimo, fluido, mi piace veramente tanto. Questa, ripeto, è una considerazione fatta non dal pilotone, ma fatta da un esperto di moto, un appassionato di moto che si districa bene tra la guida strada e fuori strada. Ma se la moto la prende il pendolare che vuole andare casa ufficio, si prende una moto facile, divertente, sapendo che se un domani vuol fare determinate cose le può fare. Queste sono le mie considerazioni di oggi. Non chiudo qua il video, la provo ancora un po'. Ciao. Credo di poter trarre delle conclusioni da questa Teneré World Ride. Ho fatto, si può dire, di tutto. L'ho usata 2 giorni intensamente, ho fatto fuoristrada, ho fatto strada, ho fatto salire sulla moto
chiesto la prima sensazione di salita in sella a chi ha già la Tenere normale, e io traggo le mie conclusioni da appassionato, da utente finale, se vogliamo, di questa moto, e torno a dire, non da pilota professionista che magari viene anche pagato per fare un test. Allora, la moto per me, la, come si dice, la promuovo, possiamo dire così, come moto. Allora, la moto totale non esiste, ma esiste una moto che ci fa divertire un po' in tutte le situazioni. Questa moto fa divertire il pendolare, chi fa casa lavoro e magari ogni tanto ha quella domenica libera per farsi la gita con gli amici, con la moglie, con la compagna. Fa divertire l'esperto che invece si vuole buttare in fuoristrada, andare forte in fuoristrada. Fa divertire il neofita, perché è una moto facile. Il neofita che vuole avvicinarsi al mondo adventure, ma comunque non avere una moto specialistica, pesante, potente, con questa moto, secondo me, sposa in pieno il bisogno di imparare, scoprire, e imparare nuove tecniche e usarla tutti i giorni, anche per un turismo stradale, perché no, un turismo totalmente stradale, magari in due con qualche borsa, e rimane una moto divertente. Per quanto riguarda invece la strada pura, l'ho trovata una moto precisa, che chiama una marcia dopo l'altra, ma che rimane sempre con una buona schiena, e se vogliamo allungare un pochettino le marce tra una curva e l'altra, non ci dà quella sensazione di vuoto agli altri, ma rimane sempre divertente, brillante. Cos'altro dire? Una moto che ci fa divertire nella customizzazione. Vediamo, Antonio ha montato un sacco di accessori, delle protezioni Acerbis, e in questo caso abbiamo la parte del carter frizione, i tubi del refrigerante, telaio, forcellone posteriore, roll bar, insomma possiamo anche sbizzarrirsi, scusate, ma sono reduce da un febbrone, e sbizzarrirci anche a customizzarla, perché no, alla fine la moto è anche questo. Ragazzi, da me, da Daniele, grazie come sempre, se siete arrivati a questo punto del video, io vi ringrazio, vuol dire che state apprezzando questi video. È la prima volta che porto una recensione a una moto. Io non faccio recensioni perché ce ne sono veramente tante, però è capitata l'occasione di questa moto nuovissima che sta andando molto di moda e molto discussa, allora ho detto perché non farla, ma sempre nel mio stile, cioè vista proprio nella realtà dei fatti, no? Fuori da un contesto pubblicitario o da un contesto di grandi discussioni di grandi piloti e quant'altro. A me la moto piace, mi piace tutto, erogazione, leggerezza, maneggevolezza, i freni, mi piacciono tantissimo i freni, molto modulabili nell'off, aggressivi quando servono su strada, ABS completamente disinseribile e non è facile trovarlo sull'anteriore o sul posteriore, o scegliere di disattivare solo il posteriore, e protezione dall'aria. Ecco, allora, il serbatoio che incute a molti un po' di timore, non lo sentiamo. Io non ho avvertito un peso del serbatoio, anzi, questo serbatoio è proprio studiato per abbassare il baricentro, per rendere la moto più agile, è una cosa veramente proprio ingegneristica. E nello stesso tempo, oltre ad avere ovviamente un po' di capienza in più, ci protegge dall'aria. Io, come avrete notato in molti, chi mi conosce, sono molto alto, è molto sottile questa protezione, ma vi assicuro che in tangenziale provata fino a 130 km orari, la protezione secondo me è eccellente. Io utilizzo questo casco, che ovviamente è un casco adventure con la visiera, non ho assolutamente problemi di turbolenze o di tenere rigido i muscoli del collo per tenere fermo il casco, assolutamente no. Ovviamente non è una moto da alte velocità, questa è una moto che ce la godiamo
nel range turistico, no? Quella velocità turistica, velocità codice stradale. Ma se capita è il sorpasso, e quindi da quei 110-90 km orari devo fare quello strappo a 130, una moto rapidissima, sembra veramente stradale. Ragazzi, non so cos'altro dire, fatemi delle domande se magari mi è sfuggito di dire qualcosa. Ci sarà sicuramente un test di coppia. Ovviamente il passeggero deve essere predisposto ad avere un minimo di voglia di avventura, perché la sella del passeggero, quella originale, è un po' striminzita. Ma una giornata secondo me si fa su questa moto, ma ce lo faremo dire direttamente dal passeggero appena ci sarà l'occasione di fare un bel test in due con questa moto. Per il resto a me piace. Ragazzi, grazie ancora, ci vediamo presto. Da Daniele, questo è MotoGP Team, ciao a tutti. Sono pettinato? Benvenuti su MotoGP Team, io sono Daniele, oggi...